questo evento che io penso sia un po' una novità, soprattutto per il nostro territorio, perché io penso che deputati, senatori, consiglieri comunali, municipali non è che si vedono così spesso e meno che mai pochi mesi dopo le elezioni, magari è più frequente che si vedono prima delle elezioni. E quindi appunto io inizio con la mia esperienza personale, con la nostra esperienza personale, perché io sono uno dei quattro portavoce al Consiglio Comunale e noi siamo entrati, siamo, diciamo così, abbiamo iniziato questa avventura a metà, poco prima dell'estate, ci siamo insediati a fine giugno. E da allora abbiamo osservato quello che prima osservavamo da fuori, quindi i vari meccanismi delle commissioni, le convocazioni finte, le convocazioni vere, il firmo e poi me ne vado, la rincorsa al gettone di presenza, là molto spesso poca attenzione verso i problemi dei cittadini, il rallentare, il fermarsi per i problemi dovuti più a caratteri politici della maggioranza, lo spartiamoci la poltrona, la poltroncina, la vicepresidenza della vicepresidenza. Noi siamo stati esclusi praticamente da qualsiasi posto rilevante anche che spettava all'opposizione. Faccio l'esempio della commissione di controllo, garanzia e trasparenza. La maggioranza ha preferito favorire il cosiddetto popolo delle libertà e quindi vediamo ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto PD e PDL siano alla fine la stessa cosa e sia molto molto difficile distinguerli. Perché poi appunto osservi come i cittadini e i problemi dei cittadini arrivino sempre, siano sempre posti in secondo piano. Pensiamo, ho avuto un'esperienza quest'ultima settimana, c'era una commissione importante, molto importante, a 5 minuti dall'inizio della commissione, mi viene detto che la commissione era stata rinviata perché? Perché c'era una riunione della maggioranza, perché questa benedetta maggioranza ancora non si riescono ad accordare tra le varie correnti, correntine e poteri e contropoteri su come spartirsi i vari assessorati, poltroncine, c'è molto malumore, mettono i bastoni tra le ruote al sindaco e viceversa. E quindi vedere noi che ci diamo da fare in una maniera impressionante, noi siamo il gruppo che ha più presenze nelle commissioni, ha più presenze nel Consiglio Comunale dall'inizio alla fine, dalle 16 all'ora di convocazione alle 20 quando termina, perché il Consiglio Comunale si convoca alle 16 e alle 16:10 siamo noi quattro e qualche altro disperato, insomma, poi prima delle 5:15 non si inizia mai perché giustamente se la prendono tutti con comodo, non sia mai che i problemi dei cittadini vengano prima. E quindi battaglie continue, io dico sempre siamo un po' al fronte, battaglie continue per cercare di portare poi il dibattito sui problemi dei cittadini, perché come accennavo prima, noi di mozioni, interrogazioni abbiamo presentate tantissime, siamo il gruppo che ne ha presentate di più, abbiamo presentato circa 40 interrogazioni per fare chiarezza su tantissimi temi, una ventina di mozioni per chiedere degli impegni importanti alla Giunta su temi poi comuni a 5 Stelle, come può essere gli orti urbani, come può essere l'acqua pubblica, come può essere lo stop al consumo di suolo, come può essere la trasparenza di ATAC. In questi 30 secondi secondo me c'era chiuso tutto il Partito Democratico e tutto quello che ha avuto in Italia negli ultimi 30 anni. Allora mi viene il coordinatore addirittura della maggioranza, si stava per votare la Commissione Ambiente e dice allora vicepresidenza della Commissione Ambiente la diamo a voi. Io in teoria tocca a me perché ero membro della Commissione Ambiente, ma 5 secondi prima che sia la Commissione, complimenti, vabbè. Prendiamoci questa vicepresidenza, andiamo a votare e si tirano fuori le schede perché poi lì si vota come se fosse delle elezioni, c'è una piccola urna con 12 schede, tira fuori uno, tira fuori due, tira fuori l'altro, insomma l'unico voto era il mio e praticamente mi ha preso in giro, ma nel giro di 10 secondi, cioè dico come fai come persona a dire una cavolata dietro l'altra con il tuo interlocutore davanti, cioè quantomeno stai zitto. Arrivi in commissione e nella migliore delle ipotesi su 12 sei in 3, perché poi tutti si scannano, tutti si muovono, tutti corrono, però poi in commissione non ci si va quasi mai, non ci si va se c'è qualche argomento particolarmente sentito dove magari il politicante che riguarda il suo territorio fa un po' lo show, fa il comizietto, però se no poi lì sta in commissione e siamo diventati i migliori amici spesso dei presidenti, nostro malgrado, perché siamo gli unici che portano determinati temi. A me spesso capita nelle commissioni che il presidente dice, ma questa cosa come la vedi? Ma voi che se avete qualche studio, qualche cosa, portatecelo. Io divido i nostri rappresentanti in due categorie. Da una parte ci sono quelli che sono lì solo per gioco,
cioè lo vedi che loro fanno i consiglieri comunali e sono contenti di farlo. E poi dall'altra parte invece c'è il tipo di consiglieri, quelli che tu glielo leggi proprio in faccia, che hanno il potere dietro forte, che ti dicono io qua vado avanti come un carro armato, se tu grillino che ti metti con sto cellulare a condividere su Facebook chi entra, chi esce dalla commissione, chi fa il suo lavoro, chi non lo fa, io ti asfalto a te, al cellulare, a grillo, a casaleggio, a tutto quanto. E poi vabbè, io ci metterei anche una terza categoria, che è quella veramente del nulla. Cioè gente non è né simpatica, né che c'ha dietro i poteri forti, ma che veramente sta lì per caso. E tu dici, ma questi che ci hanno messi a fare? Cioè fantasmi che vengono lì, io mai sentiti parlare in consiglio, mai sentiti parlare in commissione, mai portato un atto, una proposta, una richiesta. Gente che sta là e dici, ma esistono? Cioè, c'è qualcuno dentro? Toc. I nostri attivisti che mettono a disposizione, questa è una cosa bellissima, mettono a disposizione la loro esperienza, le loro capacità, ovviamente a titolo completamente gratuito per noi, quindi insieme a loro esaminiamo magari gli atti delle commissioni, cerchiamo di fare qualche proposta, scriviamo insieme una mozione, un'interrogazione, eventi e iniziative come queste sono un po' il nostro sale quotidiano. Lo sono perché questa è la nostra unica forza, come vi spero di avervi descritto in questi minuti. Per noi è una battaglia continua, perché siamo 4 su 48, perché ti vedono strano, noi abbiamo ricevuto anche minacce, perché semplicemente portiamo alla luce del sole quello che fino a qualche tempo fa non avveniva, il firmare la commissione per prendere il gettone di presenza e andarsene, il sempre cercare tutti i sotterfugi, l'essere tenere i cittadini all'oscuro. Noi lo stiamo portando alla luce questi comportamenti che insomma dire poco etici è dire poco, e vi confesso che non è nulla di trascendentale, però li vedi che ti minacciano, ti dicono ma tu come ti permetti, chi ti credi di essere, ma da dove vieni, con quale arroganza, come... Questo perché? Perché fino a qualche settimana fa loro facevano esattamente quello che volevano. Quando noi abbiamo fatto la proposta di ancorare il gettone di presenza, non alla semplice firma e me ne vado, ma allo stare in commissione per un determinato periodo di tempo, tre quarti d'ora, un'ora, un'ora e mezza, e lì si sono schierati tutti contro di noi. Noi siamo 4 su 48, gli altri da 0 a 44, tutti in fila contro di noi. Ah no, ma aspetta, ma chi la presenti a fare? Ma adesso la guardiamo in commissione, ma adesso la calendarizziamo, non la calendarizziamo. E quindi vedi come sono bravi poi a perdere tempo, a girare intorno ai problemi. L'appello che vi lancio quindi è contattateci, utilizzateci, mandateci mail, mandateci, telefonateci. Perché per noi è fondamentale essere la punta dell'iceberg. Noi l'entrata nell'istituzione è stato il punto di partenza. Per loro politici è un punto di arrivo perché per 5 anni si è sistemato. Noi invece ci piace stare un po' più sulle spine, stare un po' più, diciamo così, movimentare la nostra esperienza. Io qualcuno di loro lo vedo che un po' anche ci invidia. Dice, ma guarda sti quattro che non si sono dovuti vendere a nessuno per arrivare lì. Perché poi ecco, noi sono le preferenze, quindi... Io parlavo un po' mi è capitato di parlare con un po' di nostri, diciamo così, colleghi, chi aveva speso 100.000 euro, chi aveva speso 140.000 euro in campagna elettorale. Ma io gli ho detto, guarda, io ho speso 130 euro, è saltato, ma voi avete internet, voi è diverso, voi, no, io perché devo andare in giro? E guarda, in giro ci sono anche io. Dateci una mano, noi siamo qui, portateci le vostre idee e noi cercheremo di moltiplicarle. Grazie. Allora, io sono Veronica Mammì e sono una delle portavoci di questo municipio del Movimento 5 Stelle. E negli ultimi 10 giorni abbiamo assistito a tutta una serie di cose, no? A livello nazionale c'è stata una crisi di governo, si sono dimessi tutti i ministri di un intero partito per salvare gli interessi di uno, hanno bloccato IMU e IVA. Hanno fatto di tutto, hanno fatto veramente di tutto, hanno pure proposto l'indulto con l'amnistia. Quello quindi che voi ascoltate in televisione, quello che voi vedete in televisione, quello che ascoltate in radio a livello nazionale più o meno si rispecchia a livello territoriale, con l'unica differenza che a livello territoriale non ne parla nessuno. Cioè sono più oneri che onori, cioè noi là dentro purtroppo non ci guadagniamo nulla a stare lì. Nel senso che poi avete visto anche, abbiamo pubblicato le nostre buste paga, insomma, quindi capite bene che di guadagno non c'è nulla. Però sono tanti oneri, tante preoccupazioni, io mi sveglio la mattina col pensiero e con un peso sulle spalle enorme, enorme. Poi quando arrivo lì invece vedo il totale menefreghismo, vedo che
quelli che sono i problemi dei cittadini, quelli che sono i problemi della gente. No, non interessano a nessuno là dentro. Cioè, noi proponiamo cose, facciamo tante proposte. Sulla rete potete vedere anche quello che noi abbiamo fatto in questi primi 100 giorni, le interrogazioni, le mozioni che abbiamo presentato, tutte respinte. Perché questo? Perché le propone il Movimento 5 Stelle. Quindi al di là che l'idea sia buona o cattiva, viene comunque respinta. Vi faccio l'esempio dell'ultimo consiglio che abbiamo fatto. Beh, c'era il presidente del municipio che quando, insomma, subito prima che andassero a votazione le nostre mozioni, si è alzato, è andato a bussare alle spalle dei suoi consiglieri di maggioranza: votate no a prescindere, non deve passare nulla di quello che fa il Movimento 5 Stelle. Le nostre mozioni non sono passate, sono uscita da lì con tanta rabbia, con tanta delusione. Sì, proprio per questo noi vogliamo le riprese video, perché se voi vedeste quello che succede là dentro, quello che fanno là dentro, non solo non li votereste più, a mio avviso, ma andreste là dentro coi forconi, perché quella gente non gliene interessa niente dei problemi quotidiani. Scuole sporche, la manutenzione delle scuole che manca quella ordinaria, senza parlare di quella straordinaria, non gliene frega niente. È vero, i soldi al momento non ci sono, ma ci sono tutta una serie di cose che possiamo fare a costo zero, basta solo la volontà. C'è solo la volontà di guardarsi i propri interessi, di curarsi il proprio orticello, di fare il favore solo alla persona che si conosce. E questo come tante altre cose, dalle buche nelle strade, alle scuole, come dicevo prima, alla questione per esempio dei roghi a Via di Salone. È bello andare alle manifestazioni e farsi portavoce e poi dopo quando si torna in commissione, schiaffarsi in faccia alla realtà che non si può fare nulla. Perlomeno, cioè, noi abbiamo proposto un'interrogazione riguardo ai roghi di Via di Salone. Si brucia tutto materiale per ricavare rame, per poi rivenderlo. Allora, il discorso è questo, che sì, questa è una politica sicuramente sbagliata, sicuramente illegale, che va punita. Però la domanda che io mi faccio è: chi è che vende questo materiale a loro? Chi è che poi se lo ricompra? Fatalità, questi colpevoli non si conoscono. Fatalità, questi colpevoli non si riescono ad incastrare. Eppure, il presidente del municipio che cosa ha risposto? Non ha risposto niente, ha risposto picche, ci ha fatto un report di quello che aveva scritto il comandante del corpo di polizia. Non ha fatto nessuna proposta dal punto di vista politico per risolvere questa situazione. Però le manifestazioni ci vanno, della gente si fanno vedere e raccontano solo frottole. Venite, partecipate, non lasciateci soli, perché lì dentro, cioè, è terribile, un incubo, perché vedervi là dentro a loro fa paura, li terrorizza, perché non sono abituati. Vi ringrazio. In fondo la paura aumenta il nostro benessere, perché la paura aumenta il PIL, quindi visto che noi siamo soliti misurare il nostro benessere con un valore quantitativo, stiamo dentro la ruota del criceto, come la chiamo io, perché rincorriamo alti e bassi d'umore, siamo entrati a casa del nemico praticamente, siamo entrati, è come se qualcuno entrasse a casa vostra e dicesse: no, questo tavolo non mi piace, spostiamolo, questo non va bene. E ovviamente loro hanno scelto di prendere il fucile, cioè di cacciarci via, di fare di tutto affinché noi tornassimo a casa il prima possibile. Noi invece stiamo ancora qui. Noi all'inizio stavamo lì dentro e non riuscivamo bene ancora, soprattutto all'inizio, a renderci conto dell'avventura che ci aspettava. Ci abbiamo avuto tante difficoltà, soprattutto perché, ad essere sinceri, ci siamo dati anche delle regole all'inizio, non sapendo come funzionava la macchina. E sto vedendo che più si arrabbiano e più riusciamo a capire che forse stiamo sulla strada giusta. Perché se si arrabbiano è proprio per questo, perché hanno capito che
gli stiamo rovinando il giocattolino. A noi piace stare tra la gente e ancora non ci vergogniamo, a differenza loro, di stare tra la gente. E soprattutto una cosa che mi piace, ne vado orgoglioso, è anche se non stiamo al governo, quindi non abbiamo tante possibilità, però ci piace essere strumento dei cittadini, sentirci uno strumento. Noi siamo a disposizione. Innanzitutto voi studiate i problemi ovviamente, e cercate il modo più giusto di combatterli questi problemi, perché oggi ci sono io in Parlamento, domani ci sarete voi magari, e soprattutto è fondamentale, anche la nostra missione è quella di fare dei cittadini informati che si impegnino, perché loro hanno sempre loro politici, hanno sempre campato su questa cosa che il cittadino non deve sapere, anzi meno sa e più loro possono manipolare. Per esempio, come abbiamo fatto, per esempio Albano, ci hanno chiesto dei documenti, un comitato che non era neanche del Movimento 5 Stelle, perché a noi questo non interessa, e questa è la nostra differenza. Per un inceneritore serviva un documento. Bene, questo documento nessun politico aveva mai avuto il coraggio di chiedere. Abbiamo chiesto questo documento, che è un atto pubblico, che dovrebbe essere vostro, cioè a disposizione di tutti. Panico. Dopo vari tentativi siamo riusciti ad avere questo documento e l'abbiamo consegnato ai comitati, e gli serviva come strumento di lotta. E abbiamo presentato una legge sul consumo di suolo. Noi in Parlamento ovviamente non possiamo prendere più di tanto il caso specifico, però abbiamo il dovere di guardare, di avere una visione d'insieme. Secondo me quella del consumo di suolo, la legge del consumo di suolo, può porre un freno a questo, cioè nel senso, le speculazioni nascono prendendo un campo, anche se nel deserto, in un posto sbagliato, non è un problema, e io mi invento un progetto e ci faccio una colata di cemento, poi se finisce, se non finisce, se viene utilizzata non me ne frega, tanto io ormai la speculazione l'ho fatta, prendo, me ne vado e consumo altro suolo, vado da un'altra parte e così via. Invece noi con questa legge abbiamo detto stop al consumo di suolo, cioè non si costruiscono più nuove cose, non si occupa più nuovo suolo, ma si recupera il vecchio, e ce n'è tanto di materiale da recuperare, da rimettere in sesto. Faccio un esempio, anche lo stadio, un esempio, il primo esempio che mi viene in mente. Sì, è bello il nuovo stadio della Roma, il nuovo stadio della Lazio, però noi due stadi ce l'abbiamo, c'è anche il Flaminio, che non viene mai utilizzato il Flaminio. Ma allora ristrutturiamo, li allarghiamo e mettiamoci una metro. Cioè, di spazio ce n'è poco a Roma, e noi non ci basta mai lo spazio, perché costruiamo male, e però vogliamo costruire sempre di più. Quindi secondo me questo è uno dei nodi da sciogliere a livello generale e nazionale. Il popolo italiano è tanto pronto a puntare il dito verso gli altri e mai verso se stesso. Io pregherei ogni tanto di guardare anche il bicchiere mezzo pieno. Quando Beppe ha detto cittadini con l'elmetto, perché è stato bravo, e perché io non mi posso permettere di dire altro, perché altrimenti ti tacciano di essere rivoluzionario che vuole fare la rivoluzione, ma è quello che si meriterebbero, una rivoluzione. Perché quando noi riusciamo oggi a parlare di sbattere fuori Berlusconi è perché non hanno potuto fare il giochetto di definire la legge Severino anticostituzionale, perché era quello il meccanismo, come hanno fatto per 20 anni, come per 20 anni hanno fatto finta che non c'era il conflitto di interesse, oggi avrebbero fatto finta che la legge Severino era anticostituzionale, l'avrebbero rimandata alla Corte, già ci avevano messo Amato e noi ci saremmo ritrovati col condannato Berlusconi in altri 20 anni in Parlamento. Allora, il Movimento 5 Stelle non c'ha la bacchetta magica che risolve i problemi, perché questo paese non c'ha un problema da risolvere, questo paese è da ricostruire. Noi abbiamo le macerie di un paese, non abbiamo più una struttura sociale. Se mio figlio deve scegliere fra comprarsi la tuta della Nike un paio di scarpe, io gli compro le scarpe, gli servono le scarpe. A questo paese lo stadio ce n'ha due, hanno detto bene, e se non possono andare a giocare dentro lo stadio Mega Galattica, a me non me ne frega niente, però vorrei che la gente che va non alla Vela, che va all'ospedale Tor Vergata, dove sono rimasti 200 posti letto su 2000 che potrebbero essere sfruttati, si possa curare. La priorità assoluta è che questa gente esca da quel posto maledetto e cominci ad andare a fare un lavoro socialmente utile, non solo Berlusconi, non andassero a fare tutti quanti, perché trick e track sono tutti dei collusi. C'è un'opportunità di dirgli quello che per 5 anni ho detto davanti alla televisione: buffone, cioè c'avevi la tessera del P2, ti sei fatto 20 leggi a persona, ti hanno dato la possibilità, e quando mai?
a me e a voi. Era un portavoce e gliel'ho dette tutte in fila, una per uno, una per uno. E lo sapete che facevano? Letti Alfano ridevano. Mi guardavano in faccia e ridevano, perché a questi gli scivola tutto addosso. Ci stanno facendo il più grande pacco, ci stanno fottendo tutto. Hanno cominciato con la Costituzione. La Costituzione è inutile che la cambiano, la stanno cambiando ogni giorno. Napolitano, che dovrebbe essere una figura super parte, si permette di dire a una forza politica che noi non pensiamo al bene dei cittadini. Tu devi fare il Presidente della Repubblica, io faccio il parlamentare. Fallo di a quel buffone d'Eletta che non vogliamo il bene dei cittadini, ma perché lui che sta a fare? Lui è il Presidente del Consiglio, dovrebbe fare qualcosa per i cittadini. L'abbiamo chiesto il PD che ha fatto dentro al Parlamento. Ha votato tutto quello che non ci serviva. Tutto. Ha votato la TAP, ha votato gli F-35, ha votato l'ILVA. Noi siamo in mano a della gente che è assolutamente in malafede. Nulla viene fatto perché sia fatto bene. Mi hanno, e lo dico da donna, lo dico da mamma, lo dico da cittadina, mi hanno impedito di votare una legge sul femminicidio. Me l'hanno impedito perché è il down to death, io te do questo e me prendo quest'altro. Dentro la stessa legge che doveva proteggere le donne, che doveva mettere finalmente in chiaro qual è il diritto e il dovere delle persone, ci hanno infilato di tutto. Libertà di stampa. Libertà di stampa, questo paese, ma li sentite nei giornali? Sono menzogne, ogni giorno dicono una marea di bugie, che adesso Canale 5 manda ogni 2-3 minuti la pubblicità, perché noi siamo rimasti in Italia, perché noi in Italia paghiamo le tasse, perché non siamo andati all'estero. Ma sei stato condannato l'altro giorno per frode fiscale, ma mi stai a prendere per il culo in televisione, ma che fai la pubblicità? Allora, lì sono stato condannato perché non ho pagato le tasse, però forse qualcosina ve l'ho lasciata. Quello che ho davanti per primo è Gasparri. Quindi abbiate come minimo pietà di te se non ce la posso fare. Quando sbaccheremo fuori Berlusconi ci possa essere il voto palese, perché io vorrei di tavernati fuori. No, si può fare, devono riunire la giunta del regolamento. Non mi mettono paura, non ci devono mettere paura. Queste persone non valgono niente, sono dei burocrati da quattro soldi, stanno là dentro perché devono proteggere dei poteri che stanno ancora sopra. Solo noi là dentro facciamo politica, questi fanno business, fanno affari, li vedi, chi è che lo diceva? L'80% non lo sa nemmeno perché sta là dentro, spingono un bottone, noi abbiamo visto scene pietose, Casson che passa là sotto per dare la fiducia ad Alfano e dopo 5 minuti torna sul scranno e dice ne so sbagliato. Ma come ti sei sbagliato? Solo in 50 votavamo sì. Ti hai votato sì, non hai capito che stavi a votare. L'hanno bacchettato. Se tu aiuti una persona che sta morendo, sei colpevole di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Allora questa è una legge di merda che ha fatto la Lega, che ha fatto il PDL, ed è la famosa foglia di fico per far vedere quanto siamo bravi tutti quanti fuori. Il risultato è stato che in realtà, come una persona mette piede su questo paese, è colpevole. E essere colpevole significa che tu questo paese non lo puoi lasciare, che devi essere processato, che devi andare in galera. Se voglio avere il coraggio di dire all'Europa, mi devi dare una mano per aiutare queste persone. Non è l'Italia che sta sbagliando, è l'Italia che è succube di un'Europa che finché chiede sei obbligato a dare, e quando chiedi tu non ti viene dato niente. Io da persona non me la sento di prendermi sulla coscienza la morte di migliaia di persone che arrivano qui per disperazione, e come politico dico, la soluzione non è rendere questi colpevoli di clandestinità, è capire che è un problema che non riguarda l'Italia perché siamo l'ostivale e siamo in braccio a gente che sta morendo, ma riguarda un Occidente che forse dovrebbe capire che è finita l'epoca del andiamo lì, sfruttiamo lì e poi quando vengono qui mi dispiace ma non c'è posto. Sono Fabio Tranchina, sono un portavoce municipale qui. Non mi definirò mai politico perché già solo la parola è stata così abusata, trascurata. Noi ci definiamo portavoce, siamo qui nel nostro municipio e ribadisco è il nostro e ce lo dobbiamo riprendere. E la prima cosa che voglio dire a tutti, specie a quelli che abitano in questo municipio, è che dovete venire nel municipio, perché se noi vi raccontiamo tante cose non le capirete mai. Dovete venire. Il municipio è aperto, le commissioni sono pubbliche, quindi venite e vedete con i vostri occhi. E mi dispiace dirlo,
questo non è un posto dimenticato, questo è un posto trascurato, abbandonato, cioè proprio del municipio nostro, non gliene può fregare niente a nessuno. Venite a vedere quello che succede dentro il municipio. A me mi dispiace dirlo, però il problema è solo uno: se le persone non guardano in faccia la realtà che fa schifo, noi rimaniamo lì e sarà un bel esperimento questo. Cioè la sfida è andare dentro le istituzioni insieme ai cittadini, perché se noi stiamo lì e i cittadini rimangono a casa a guardare la televisione, ma è normale che vedrete sempre le cose belle. Se tu li vedi in faccia, e ci vuole pure un fegato per guardarli in faccia, per cercare di fare opposizione in due, quando dovremmo essere in otto, ok? È dura. Quindi venite a vedere, non mi dilungo, solo questo, veniteci a trovare il municipio che è pure qua vicino, grazie. Dico, i discorsi abbastanza pesanti i ragazzi portavoce ve li hanno già fatti, cioè l'importanza di andare a supportarli all'interno delle commissioni o del consiglio municipale o del consiglio comunale e le commissioni comunali è una cosa fondamentale. Sembra una perdita di tempo, in realtà no, perché gli dai veramente, veramente fastidio. Voi 2 anni fa avete votato un referendum che avete vinto, l'abbiamo votato tutti e l'abbiamo vinto, noi ce lo ricordiamo ancora, la politica fa finta di non ricordarsela questa cosa. Noi abbiamo detto con un referendum abrogando 2 parti di legge, abrogando un articolo completo che obbligava alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, quindi anche trasporti e rifiuti, e con un altro fuori profitti dall'acqua, cioè una remunerazione che voi continuate a pagare in bolletta, sappiatelo, la state ancora pagando. Noi abbiamo dato un segnale chiaro e forte, che però la politica sta, diciamo, negando, se ne sta fregando, e i gestori del servizio idrico stanno continuando a percepire una quota di remunerazione del capitale indebitamente, illegalmente. Il ministro Orlando dice: voi non state facendo niente a livello parlamentare, quindi ci penso io. No, è una balla, grossa grossa, perché noi abbiamo presentato una risoluzione. Io vi ripeto, questi fanno finta di non ricordarsi che abbiamo vinto un referendum e che non esiste la privatizzazione dei servizi pubblici locali. Esiste il riprendersi ciò che è nostro, esiste il riprendersi quelli che sono i servizi che lo Stato deve dare al cittadino. L'unica cosa che possono fare è vendersi i servizi pubblici locali perché fanno cassa immediatamente o vendersi il patrimonio pubblico, cioè i palazzi. Però ne avranno giovamento per un anno. L'anno successivo saremo di nuovo in rosso. Riprendendo dal Festival dell'Acqua Privatizzata, ho scritto al Presidente perché togliesse quella maledetta adesione. Tu sei il garante della Costituzione, cioè della democrazia. Si scrive acqua, si legge democrazia, non è uno slogan. Significa che io mi riprendo un bene essenziale, un diritto fondamentale umano. Dall'acqua nasce la vita in questo pianeta. Vi gestiamo il servizio idrico da paura, vi aumentiamo le bollette di 3 volte. E cosa fanno le persone? Si riducono la bolletta rispettando il referendum. Acea si sta tenendo il 18% di remunerazione senza poterlo fare. Cosa abbiamo fatto da 2 anni qui a Roma e in tutta Italia? Abbiamo ricalcolato le bollette e abbiamo fatto l'obbedienza civile. E io sto obbedendo alla legge, io tolgo quella quota di capitale dalle bollette, pago Acea per quello che è il giusto che deve avere, per il servizio che mi dà, e Acea di che cosa ti risponde? La scorsa settimana ha tolto l'acqua, ha staccato l'acqua a un condominio. Beh, il sindaco non ha saputo dare una risposta. Cosa fa Acea con quei soldi? L'anno scorso ha distribuito 64 milioni di utili agli azionisti. Va bene che anche lei è azionista, ma ci stanno gli altri che gli fanno pressioni. E chi ci sta in amministrazione di Acea? Qualcuno del comune? Non mi risulta. Noi abbiamo il 51% e contiamo come il 2 di picche. O facciamo qualcosa tutti insieme, perché da qui a fine anno ci toglieranno le mutande, ragazzi. Noi abbiamo bloccato questo grande progetto di vendersi altri pezzi di proprietà comunale. Il comune siamo noi, lo Stato siamo noi, ricordiamocelo sempre. Ciò che è pubblico lo facciamo funzionare noi e lo dobbiamo far funzionare. In quanto tempo si recupera un palazzo comunale? E si fa quella che si tenta di risolvere quella che è l'emergenza abitativa di questa città. In realtà il nostro territorio è tutto da bonificare, è completamente devastato per diossine, presenze di scariche abusive nucleari, qualsiasi cosa, noi abbiamo di tutto nel nostro territorio. I soldi ci starebbero, ma li hanno messi nel TAV,
li hanno messi negli F-35, li hanno messi in queste porcate. Addirittura un senatore piemontese è riuscito a destinare 30 milioni di euro ai comuni del TAV, della Val di Susa, che non erano tanto convinti che il TAV fosse una cosa giusta. È riuscito a destinarli perché questo signore ha tanto tanto potere. 30 milioni però sono nostri, andavano a fare qualcos'altro magari quei 30 milioni, ci si poteva comprare qualche dearsenificatore per la zona. Abbiamo 134 comuni che non possono bere dai pozzi dai propri pozzi l'acqua che sta dentro perché c'è arsenico. L'arsenico non evapora, sta lì. I dearsenificatori costano, usarli no? Spegniamo il televisore e accendiamo il cervello. Grazie.